Nella vi dà il benvenuto alla seconda puntata di Consigli dalla Vetrina. Devo dire che sta riscuotendo già un grande successo. Io ringrazio tutti coloro che mi stanno seguendo. Diciamo che è un qualcosa in più che vogliamo fare quest'anno per cercare di darvi una mano in cucina nel momento in cui avete mille idee ma non sapete poi realmente che cosa andare a fare. Prima puntata fatta dedicata agli aperitivi, oggi diamo grande spazio agli antipasti. Iniziamo con antipasti caldi che si possono creare ad esempio con le nostre girelline che trovate in carrozza col prosciutto, trovate il magro, girelline che sono semplici da affettare e passare al forno e servire come antipasto caldo anche con della semplice besciamella sopra per non andare ad appesantire il ripieno che già è ottimo così. E stessa cosa potete crearla creando magari un piatto tris, mettendo magari un cannellone, una girellina e una crepe sempre andata a servire solo con della fonduta di formaggi. Perché no anche creare dei nidi con delle tagliatelle o dei tagliolini anche al nero di seppia, magari con del salmone, o se no vi potete sbizzarrire con della robiolosella e speck o della Philadelphia e prosciutto cotto. Infine andiamo a chiudere la parte degli antipasti con tutti i vari quadrotti che potevano diventare un aperitivo se servito fritto, e invece se ad esempio un casereccio sardo, che è eccezionale perché ha già della ricotta e limone, lo andate a servire con una crema di formaggio e un tocco di gorgonzola, ecco che diventa un antipasto caldo, elegante e sfizioso, perché no. Io vi ringrazio, vi saluto, mi raccomando, fate già le prove in cucina perché è Natale alle porte. Ci vediamo poi alla terza puntata dove ci vogliamo poi sbizzarrire con i primi piatti. Alla prossima, ciao!